Il polo liceale unico debutterà con il nuovo anno scolastico, ma di fatto è già realtà, non fosse altro che a dirigere tutti i licei del capoluogo già da ora è una sola dirigente, Giovanna Bruno, e che con la chiusura delle iscrizioni alle 20 di lunedì scorso è già tempo di parlare di numeri. I licei che dirigo sono 7 indirizzi che si riuniranno in un unico polo liceale al 1° di settembre, per cui mi piace già parlare di una identità unica. Le iscrizioni sono andate bene, devo dire, confermando gli ottimi numeri già dello scorso anno ed è un trend nazionale che vede un numero maggiore di studenti che scelgono gli studi liceali per proseguire gli studi dopo la scuola media. C'è un incremento dell'ambito del liceo scientifico, scienze applicate, ma anche liceo tradizionale, segno che le materie che poi preparano per affrontare gli studi scientifici all'università in questo momento sono più richieste. Tengono bene tutti gli altri licei, scienze umane e un incremento del liceo economico-sociale, linguistico e classico. Hanno perso qualche iscritto. In realtà la dirigente Bruno non crede in una distinzione tra indirizzo scientifico e indirizzo umanistico e anzi è convinta che l'avvento del polo liceale unico contribuirà a spazzare via questa dicotomia. Io lo vedo come un'operazione positiva perché mette insieme più professionalità, molte risorse umane, molte progettualità. E l'intento è quello di far cadere quel muro di vetro che esiste fra l'ambito scientifico e l'ambito umanistico, che in realtà non c'è. Latino e greco sono scientifiche al pari di matematica e fisica e così anche gli studi di scienze umane, di filosofia, ma anche le lingue straniere si imparano quando si ha una buona base delle lingue antiche. E quindi l'abilità di montare e smontare un testo, quindi è uno sviluppo di abilità logiche, delle soft skills logiche, comunicative, imprenditoriali, che sono la base di un liceo. Per cui l'idea che ho è di creare delle progettualità comuni e di mettere in comune le forze. Due sedi distinte, ma soltanto perché non ce n'è una abbastanza grande per ospitare circa 1300 liceali del polo, e un unico comune denominatore. La bandiera da portare avanti è quella della licealità. La licealità vuol dire essere in grado di leggere la realtà contemporanea, di saperla gestire, gestire la complessità del mondo che poi li aspetterà questi ragazzi e negli studi universitari e poi nel mondo del lavoro. Nel frattempo, da questa settimana, i ragazzi sono tornati a scuola al 50% e dalla prossima la percentuale aumenterà ancora. Da lunedì andremo al 75%, abbiamo avuto la conferma dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio e stamattina già sono usciti gli avvisi con i calendari per le prossime settimane. E le prime e le quinte saranno a pieno regime, 100%, per motivi diversi le prime, perché si approcciano agli studi liceali e hanno bisogno di essere seguiti. Le quinte perché andiamo verso l'esame di Stato e bisogna che siano preparati ad affrontarlo qualunque sia la formula che il Ministero deciderà di utilizzare quest'anno. Un progressivo addio alla DAD, la didattica a distanza che lo scorso anno scolastico e per buona parte di questo è stato l'unico metodo attraverso il quale fare scuola. L'anno scorso l'abbiamo messa in piedi in emergenza, per cui abbiamo fatto del nostro meglio, ha funzionato anche l'anno scorso in entrambi gli istituti, ma certo con qualche pecca. Quest'anno noi abbiamo fatto il regolamento della didattica a distanza, è stato approvato nel primo collegio di settembre da entrambi gli istituti, con la segreta speranza di non doverlo mettere in pratica. Poi invece è stato necessario, ma non ha causato grandi difficoltà. Una DAD talmente funzionante che, unita a questo imminente ritorno a scuola al 100%, fa sostenere alla dirigente Bruno che i ragazzi di quinta potrebbero addirittura sostenere l'esame di maturità nella sua versione tradizionale. I ragazzi di quinta arrivano da un percorso di 5 anni che li ha già forgiati negli anni precedenti. La quinta è un anno di raccordo, di orientamento, di preparazione per gli esami. Adesso vediamo quale sarà la formula, ma io credo che i nostri liceali siano pronti ad affrontare qualunque formula il Ministero deciderà, che siano i 2 scritti tradizionali o 1 scritto, 1 orale o il maxi orale come l'anno scorso.
non penso che ci saranno difficoltà nell'affrontare le prove. Poi ci adatteremo a quello che il Ministero deciderà,